Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Alfonso Signorini sta organizzando il nuovissimo GF VIP 7. Il presentatore, però, nelle ultime ore per il conduttore è arrivato un rifiuto, i dettagli. C'è grande attesa per il prossimo Grande Fratello VIP, che tornerà anche con il nuovo palinsesto della Mediaset. Per Alfonso Signorini però è arrivato un clamoroso rifiuto da parte di una protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, l'annuncio. GF VIP 7. In queste settimane Mediaset sta organizzando la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini quindi sta cercando i vipponi da inserire nella prossima edizione del reality. Nonostante ciò il presentatore ha incassato il primo rifiuto da parte di Pamela Petrarolo. Dopo 35 giorni in Honduras, la coreografa e showgirl è tornata in Italia ed ha deciso di concedere un'intervista al portale specializzato Super Guida TV. Nel corso dell'intervista, Miss Please Don't Go ha esordito affermando: "Dopo aver partecipato alla fattoria avevo giurato a me stessa che non avrei fatto più un reality. Lasciare gli affetti è stato complicato anche perché il rischio del ripensamento è dietro l'angolo. In questi casi ti chiedi sempre se la decisione che hai preso sia stata opportuna." Inoltre Pamela è tornata su una sua vecchia esperienza in un reality dichiarando: "Dalla mia partecipazione alla fattoria è passato tanto tempo. All'inizio ero titubante perché la mia figlia più piccola ha 2 anni. La famiglia mi ha rassicurato però garantendomi che ce l'avrebbero fatta senza di me. Andiamo quindi a vedere il motivo per cui la Petrarolo nel suo immediato futuro non vede un reality." GF VIP 7, Pamela Petrarolo rifiuta la proposta di Signorini, la rivelazione. Alfonso Signorini. Pamela Petrarolo non vede nel suo futuro prossimo un reality show, dopo la sua ultima partecipazione all'Isola dei Famosi. Infatti parlando dell'immediato la coreografa ha quindi affermato: "Ora mi vorrei riprendere. Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello VIP prima che andassi all'Isola dei Famosi. Avevo partorito da 4 mesi e non ce l'ho fatta." Nonostante ciò la showgirl non esclude la sua partecipazione a programmi del calibro di Pechino Express o tale e quale show. In merito a questa possibilità quindi la Petrarolo ha dichiarato: "Mi piacerebbe molto però partecipare a Pechino Express. Mi divertirebbe molto fare questa esperienza con Stefania. E poi il mio sogno rimane tale e quale show. Ho fatto 2 e 3 provini e sembrava ormai fatta. Ora vedremo se dopo questa esperienza all'Isola dei Famosi sarà più semplice." Proprio la sua amica, Stefania Orlando, ha infatti partecipato allo show di Carlo Conti impersonando Lady Gaga e Cher. Vedremo quindi se l'Isola dei Famosi porterà a Pamela la stessa fortuna che il Grande Fratello VIP ha portato alla Orlando. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.